Cosa accomuna, secondo lei, Papa Francesco e Padre Pio? Questa prossimità del Vangelo, del volto di Cristo, della rivelazione del Padre che accoglie, che si rende prossimo ad ogni persona e soprattutto a quelli che sono veramente più feriti, più sofferti per le loro storie, condizioni varie, eccetera. E penso che questo è certamente una grande vicinanza tra queste due persone. Se lei dovesse scegliere un'immagine fra quelle da lei realizzate per parlare di Padre Pio, quale sceglierebbe? C'è quella della lotta spirituale, di dove lui è quasi come una immagine di Cristo in Getsemani, che invece di poggiarsi sulla roccia si appoggia sul ginocchio del Cristo bambino, Gesù bambino. Ecco, io penso che anche a questa immagine potrei anche facilmente avvicinare anche il Papa Francesco. Penso che è un Papa che ha molte volte pronunciato parola diavolo, la tentazione, cioè uno che percepisce che in questo momento storico è in atto una battaglia spirituale e perciò ci vuole un'arma spirituale. Questa visita di Papa Francesco avviene nel centenario delle stigmate di Padre Pio e nel cinquantesimo della sua morte. Quale significato hanno, secondo lei, le stigmate per l'uomo di oggi? Noi veniamo abilitati per poter vivere la nostra umanità come il dono di sé, vivendo l'umanità con amore. Chiunque ama conosce le stigmate. Chi non ama non li conosce, ma chi ama sa che fa male. L'amore è così che si realizza in modo pasquale. E allora, quando cominci a amare, cominciano a apparire stigmate.